Ciao e benvenuto ad un nuovo episodio di BTD6. Io come sempre sono Manulax e oggi proviamo una mod, ossia la scimmia carta, la definirei mazziere, con addirittura il campione che dobbiamo assolutamente provare e direi di provarlo subito in una mappa che non abbiamo ancora fatto. Vediamo. Proviamola in allunaggio, una difficoltà media e si va. Ok, questa scimmia che non vede attraverso i muri, però ce la faremo bastare. La mettiamo qui. Sperando che sia abbastanza potente. Allora, c'è la strada superiore che tira due carte. Quella centrale ha una perforazione maggiore e questa qua le tira più velocemente. Quindi proviamo che tira più velocemente. La strada sotto poi permette la visibilità dei mimetici. Ho anche la moto della velocità, quindi ancora meglio. Abbiamo perforazione maggiore. La strada centrale, ossia che distrugge tutti i tipi di palloncini. Quindi una 0-2-2 riusciamo a far fuori praticamente tutto quanto. Però vorrei avere un po' più di carte, ecco. Proviamo a mettere questa qui sotto qua. Vediamo quindi. Questo qua attacca più velocemente all'inizio del round. Quindi se attacca più velocemente all'inizio del round, direi che come il druido che ha una velocità d'attacco maggiore, quindi dovrebbe aiutarci, però. Diciamo che le due scimmiette attualmente ce la stanno facendo e facciamo che tira due carte alla volta. E quella strada sopra tira tre carte alla volta. Ok, se la stanno cavando molto bene, riusciamo a distruggere tutto quanto, questa qua riesce a distruggere ancora di più, però probabilmente dobbiamo, iniziamo a perdere qualcosina, leggermente qualcosa, però vabbè, vediamo, quindi attacca più forte, invece con 700 tira tre carte alla volta. Mi sembra quasi che diventi come la strada del ninja che continua a tirare sempre più velocemente, ma probabilmente non vedo le carte che inseguono. La carta mazziera sembra bella. Questo qua ha un raggio maggiore e attacca più velocemente. Dopo i 2500 vediamo di... Aspetta, dobbiamo potenziare decisamente questo per fare questo e facciamo anche i mimetici e questo qua. Ok. Allora, c'è la strada qua in alto. L'asso fa più danno e aumenta i danni contro i ceramica e i palloncini fortificati. Ma io andrei questa qua che è quella iniziale che mi sembra che faccia un po' di più. Il piombo non ce la fa, però questa qua ce la fa. Strano che non lo colpiva. 2500, così colpisce costantemente. Iniziamo ad avere a far fatichella, distrugge tutto, iniziamo a perdere sempre più vite, quindi magari arriviamo a 5000 che fa quindi più danno e forse riusciamo a distruggere più facilmente tutto quanto. Non siamo in una mappa proprio perfetta per questa qua che sembra che colpisca nel vuoto, che questo mi dà fastidio che non colpisce. Invece qua c'è l'abilità che lancia assi super carichi che inseguono i palloncini lungo il tracciato. Ok, e proviamo a mettere questo qua di qua. Mettiamo un paio. Questo facciamo che attacca più velocemente e che vede anche i mimetici. Qua ne tira 4 praticamente. Questa qua tira 5 carte, che una carta fa 1, uno fa 2, uno fa 3, uno fa 4, uno fa 5 danni, quindi ogni carta fa un danno diverso. Siamo arrivati a 3800. Sarebbe bello però fare soldini per questi 47.500 che danno soldi maggiori. Abbiamo perso perché ci sono stati i rigeneranti. Proviamo a fare questa qua che fa più danni e ci sono i rigeneranti. Proviamo senza. Vediamo se riusciamo sto giro a farcela, perché sono un po' spaziate, quindi hanno il tempo di rigenerarsi. Ho perso nuovamente. Utilizziamo questo qua dell'abilità. Quindi abbiamo un'abilità che insegue i palloncini, vediamo cosa significa. Vediamo, utilizziamo l'abilità. Non ho assolutamente capito che cosa. Vediamo se riusciamo a fargli abbastanza danno ai mob, probabilmente no. Non possiamo fare niente se non magari mettere altre carte. Proviamo a mettercene altre, magari in questa strada qua. Proviamo così. Cerchiamo di fargli un po' più di danni, utilizziamo l'abilità numero 1. Tira una carta potentissima, però non riusciamo perché ci sono comunque troppi ceramica da distruggere. Mi stanno proprio consumando tutti i soldi, sti qua. Male, molto male. Proviamo a tirarne 4. Proviamo di nuovo. Non mi vuole far andare avanti. Proviamo a utilizzare le carte e arrivare a per fare 20.000. Utilizziamo magari l'abilità che mi dia le casse. Ne serve un'altra. Ah, sto qua ha distrutto tutto quanto, fa 10, 11, 12, 13 di danni. Quindi questo qua è potentissimo, ok? Quindi ha distrutto tutto quanto facendo quindi
10 danni a carta, ne fa parecchio. Mi piacerebbe arrivare a 50.000 per questo qua, però per arrivare a 50.000 forse dovrei farmare leggermente perché faccio un po' di fatica. Devo dire che questo qua è potentissimo per tutti i danni che riesce a fare, riesce a distruggere ceramica molto facilmente. Deve semplicemente riuscire a non finire la penetrazione, perché se finisce la penetrazione è... Posso dire che è bilanciata questa qua come carta, non è eccessivamente messa male, ossia è fatta bene come bilanciamento, ecco. Quanti siamo qua? A 40.000, non ancora, perché volevo comprare questo qua per 50.000, per farmi fare un po' più di soldi, che sembrava interessante. Vorrei provare vendendo questa, siamo a 50.000 e vediamo questa qua, che trasforma i palloncini in dorati e questi dorati dovrebbero farci più soldi. E se ci fanno più soldi direi bene, e direi anche che dovrebbe farci molti più soldi in generale, quindi direi ok. Tutto anche con le esplosioni che dovrebbe colpire tutto quanto, quindi non dovremmo più avere grosse difficoltà. È solo una mappa un po' brutta per queste scimmie qua, forse se farmavo un po' più all'inizio riuscivo a farla. Aspettavo facesse un po' più di soldi e invece niente, sono abituato con le mod che fanno extra uber miliardi di soldi, invece questo qua è abbastanza bilanciata come mod, quindi direi va bene. Adesso ce la stiamo cavando molto bene, 44.000 per l'asso di spade e vediamo poi com'è. Questa qua sta distruggendo tutto lei, non c'ha bisogno delle altre scimmie. Meno contro tutti i palloncini ce la fa, anche contro i dirigibili non è messa male. Un grossissimo problema contro i rigeneranti, ma proprio enorme. Quindi proviamo utilizzando un druido e gli dobbiamo mettere tipo un villaggio per poter vedere i mimetici, così risolve e dovremmo riuscire a distruggere tutti i rigeneranti. Ok, quindi i rigeneranti non sono più un problema, dobbiamo semplicemente continuare a farmare tanto. Non la vedo una scimmia che in solitaria riesca ad arrivare molto avanti, almeno come scimmia base, vediamo poi magari il campione ci stravolge tutta la partita e fa proprio il miliardo di soldi. Andiamo contro lo Zomaigod, come se la cavano. Direi molto male, proviamo a utilizzare un'abilità, non so cosa abbia fatto, forse non riusciamo neanche a distruggerlo. Questo qua che lo spara, sto qua, tanta, il problema è che non c'ha abbastanza perforazione per riuscire a distruggere tutto quanto. Proviamo a dargli un po' più di danni a queste qua. Abbiamo l'attacco della carta asso che fa tanti danni e ci sono il problema di tutto il resto dei palloncini. Troppi palloncini di mezzo. 44.000, proviamo a venderne per arrivare a 44.000. Proviamo questo. E serve 400.000 per il campione. Vediamo. Ma è un boomerang senza questo. Ha distrutto il BFB in modo... lo Zomaigod è molto veloce e direi bene. Probabilmente bisognerà utilizzare l'abilità un po' più spesso. Anzi, visto che vuoi utilizzare l'abilità più spesso, ti metti tu e gliela utilizzi ogni volta. Colpisce lungo tutto il tracciato, quindi sicuramente non viene impedito dai muri. E quindi tu continui ad attaccare ogni volta che puoi. Direi perfetto. Mi piacerebbe arrivare a 100.000 per farmi fare i soldi da quell'altro, dalla centrale di banane, ma sembriamo un po' messi male. Bisogna arrivare a 400.000. 400.000 sono un po' tantini. Forse non ho farmato abbastanza. E siamo sempre sulla via di perdere. Questa qua sembra quella più forte che abbiamo. Perché questa qua, ok, tira appena 5 carte, riesce a fare 50 di danni a colpo, ma non ha tanta perforazione. Quindi, se ti mettessi per sbaglio, se sei una scimmia primaria, no? E ti metto il villaggio questo qua. Oh, ho sbagliato villaggio. Se mettessi anche il villaggio qua per permettere la distruzione del piombo. No, i DDT ok, ce l'abbiamo fatta permettendo la distruzione del piombo, perché questa qua non riusciva a distruggerlo, però grazie alla scimmia, grazie al villaggio ce l'abbiamo fatta. Hanno aumentato quindi un po' di perforazione simile. Direi anche che magari si potrebbe mettere anche qua tutto raggio primario, così che anche questa abbia le abilità, dato che è una scimmia primaria. E vediamo di farcela, abbiamo quindi sui 100.000, sui non tantissimi soldi, assolutamente non tantissimi soldi.
Io probabilmente voglio dare, perché gli serve un po' una mano. Mettiamo almeno il mortaio con questo qua, che almeno colpisci qui e dovresti dargli una mano almeno a distruggere e togliere la fortificazione, almeno quello, perché ci serve un po' per togliere la fortificazione, se no non ce la facciamo. Per il resto sembra più o meno cavarsela, più o meno. Dobbiamo arrivare sui 300.000 di soldi prima di poter comprare questo qua, anche se vorrei avere anche ulteriori soldi per il resto. Anzi, oltre al fatto che non ce la facciamo questo round, mettiamo una bella fabbrica di puntine qua in fondo, e qua dobbiamo spendere altri soldi per fare più soldi, quindi vediamo se riusciamo a superare così il round 95, anche se è un po' complicato. Non ho messo... ci sta un raccoglitore di banane qua in mezzo, vero? Dimmi che ci sta, dimmi che ci sta. Ci sta, perfetto, perfetto. Così uno lo tengo io, l'altro lo tiene lui. Il problema sono i DDT. Il problema sono i DDT. I DDT che quando non c'è l'abilità della carta non riusciamo mica a fermarli. Però c'è la fabbrica di puntine che dovrebbe proteggerci e ci ha protetto. Sto facendo così semplicemente per riuscire a superare i round, altrimenti ciao ciao, la carta non ce la fa in solitaria. Non so poi neanche se c'ha effettivamente una serie di livelli o 400.000. È così, anzi possiamo quasi fare una prova. Vorrei dargli semplicemente un po' più di danno contro i dirigibili, quindi ci ho messo il mortaio rigenerante e quasi quasi ci posso mettere... no, non c'è il pulsante per mettere la carta, e vorrei quindi mettere anche le altre scimmiette che magari ci fanno il... ci hanno la possibilità di fare un campione di livello più alto, e se è di livello più alto io sono anche più contento, quindi... Dato che c'è anche poco posto per fargli vedere e avere una bella posizione per queste scimmiette, quindi mettiamo questa qua centrale. No, aspetta, quella centrale e quella alta, perché più o meno il mimetico li vede tutti quanti. C'è il bersaglio qua, che magari glielo mettiamo di nuovo sopra qua. Ai Domegod. Perfetto. E il bed l'abbiamo distrutto. Dobbiamo continuare semplicemente a buttare altre scimmiette. Tante. Un altro bel... poi in realtà noto solo adesso che è semplicemente la scimmia boomerang girata speculare, e che al posto del boomerang hanno messo la carta. Aia. Ed è per questo che è questo. Per questo poi ci hanno messo l'alchimista. E poi questo qua probabilmente è semplicemente un alchimista col cappello nero. L'hanno fatta facile facile, diciamo. Ok, ho messo un bel po' di scimmiette. Adesso magari aspettiamo di arrivare a 400.000 per il God King of Spades e basta. Ci vediamo tra poco. Ok, dovremmo avere abbastanza soldi vendendo questo. E se riesco a beccare quello giusto, che non ci sono riuscito, altri 500, sto buttando un sacco di soldi per questo qua, e 400.000, e vediamo di raccogliere tutto. Campione livello 43, e vediamo di vendere tutto. Quindi ci sono i campioni di vari livelli, quindi ok, fortunatamente non ho fatto i soldi, più o meno dovrei esserci stato. Il problema era il problema erano i danni, che forse non ne avevo fatti abbastanza, come perché 2 milioni bisognava arrivare minimo al round 119, però comunque livello 43 dovremmo riuscire a vedere come fa. È praticamente un avatar solare fatto a colori un po' strani, che tira delle carte che fanno tantissimissimi danni. Vediamo se vede attraverso i muri, però mi sa di no, quindi vedrebbe poco. Però un po' di strada ce l'ha lo stesso. Ecco, comunque il grado 43 non è male. E direi anche di andare un po' veloce. I bed li distrugge alla velocità della luce. Non c'è neanche più l'abilità, a dire il vero. Pensavo ci avesse ancora l'abilità della carta super mega iper potente. Da questa qua probabilmente io mi aspetto che potrebbe arrivare anche al round sui 160. La mappa è un po' bruttina, il bed rinforzato dovrebbe riuscire a farcela. E poi per il resto magari un po' troppa velocità, un po' vita in più. Bed rinforzato ce l'ha fatta molto facilmente. Sui 160 direi di sì, ecco. Quando iniziano ad esserci magari un po' di bed in più. Il fatto è però che neanche le carte sono ad inseguimento, però vabbè,
Inizia a fare sempre più strada. Inizia a colpire anche qua in fondo, quindi ci siamo, sta perdendo sempre più il filo. Due bed gli hanno dato parecchi problemi, tre bed, cioè, sul 152, su 35 milioni si poteva fare ancora di più, ma niente. È stata comunque una torre interessante, non particolarmente OP, abbastanza equilibrata. Ok, che hanno riutilizzato le torri normali, semplicemente le hanno modificate i colori per renderla così, però diciamo che va bene lo stesso. Grazie a tutti per la visione e ci vediamo ad un prossimo episodio. Ciao a tutti!